Allora, ciao a tutte e a tutti. Ho deciso che d'ora in poi farò delle recensioni monoprodotto molto molto brevi. Questo per venire incontro a tutte quelle che mi dicono: sei troppo prolissa, taglia, non possiamo stare a vedere sempre 40 minuti di video. Avete assolutamente ragione, ma soprattutto perché così nei tag dei video, comunque cercando il video di un determinato prodotto, compare la recensione di quel prodotto specifica, univoca. Non vi dovete sentire parlare di 27.000 altri prodotti se alla fine vi interessa un prodotto. In questa recensione in particolare vi parlerò di questo esfoliante che ormai io devo comprare in stock, perché a parte il fatto che ne utilizzo tantissimo, visto che lo utilizzo tutti i giorni, ma soprattutto lo sto regalando a tutte le persone a cui voglio bene, perché è un prodotto talmente buono, talmente valido, talmente efficace, talmente simpatico che veramente va regalato, va fatto conoscere, va diffuso il verbo di questo prodotto. Il prodotto in questione è dell'Erboristica, è un esfoliante viso e questo in particolare è a base di olio di argan e ha anche i granuli di argan. Praticamente l'azione sfogliante è data appunto da questi granelli di argan. È praticamente una classica crema un po' marroncina, granulosa, con dei granuli molto molto fini ed è leggermente oleosa. Ha un profumo spettacolare. È oleosa, ma se conoscete bene, se conoscete l'olio d'argan, sapete bene che comunque è un olio che si assorbe molto facilmente nella pelle, che non è come comedogenico e non lascia residui untuosi. Io comunque in questo periodo ho la pelle leggermente grassa, quindi lo risciacquo anche con una saponetta delicata. Non lo tengo proprio così sul viso. Oppure cerco di risciacquare molto molto bene. Come lo utilizzo? Lo utilizzo in due modi, infatti molto spesso arrivo a utilizzare questo prodotto anche 2 volte al giorno, perché è sì un esfoliante, ma è talmente delicato che può essere utilizzato come detergente molto molto tranquillamente. Lo utilizzo la mattina per lavare il viso, rimuovere tutte le impurità, eccetera eccetera, e durante lo strucco. Questo perché, comunque, essendo un prodotto a base oleosa, scioglie tranquillamente il trucco e non solo toglie il trucco a livello superficiale, ma avendo anche questi microgranuli, riesce anche ad andare all'interno dei pori, pulirvi bene anche all'interno dei pori e rimuovere qualsiasi residuo di trucco a fondo, veramente in maniera eccellente. E riuscire a struccarvi in maniera ottimale è il pass per avere un'ottima pelle nel tempo. Ovviamente non capiterà dall'oggi al domani, ma cominciate a utilizzare questo prodotto una settimana, 2 settimane, vedete degli effetti veramente strepitosi. Ovviamente se avete la pelle grassa, molto grassa, o comunque se notate che tenendolo sulla pelle senza risciacquarlo con un sapone vi provoca una certa untuosità, vi sentite untuose, risciacquatelo sempre con una saponetta. Non è particolarmente economico, ma non è nemmeno particolarmente caro se rapportato a degli altri prodotti esfolianti di grandi brand che comunque non hanno le stesse qualità di questo prodotto. Costa circa 12 euro e si trova molto molto facilmente. Io l'ho trovato alla Coin, l'ho trovato alla Coop, l'ho trovato alla OVS vicino allo stand dove c'erano tutti i prodottini Essence, lo trovo all'Acquasapone, quindi la marca Erboristica non è poi di così tanta difficile reperibilità. È veramente un prodotto che vale tantissimo la pena acquistare. Ovviamente l'INCI è ottimo, pieno di estratti naturali, è assolutamente un prodotto non testato sugli animali, la ditta Erboristica è a impatto zero, non contiene coloranti, non contiene parabeni, non contiene siliconi, né nessun derivato petrolchimico,
ed è un prodotto completamente prodotto in Italia, che è sempre un pro. Ultima cosa, per un'azione esfoliante profonda, di solito la cosa che faccio la mattina, lo metto senza inumidire il viso, quindi a viso asciutto, passo e in questo modo l'azione esfoliante è più intensa. Invece per un'azione più delicata basta semplicemente, se avete magari la pelle un po' più sensibile, basta inumidire leggermente il viso con acqua calda e poi strofinare il prodotto, ed è più quasi un detergente che un esfoliante in questo modo. Non avete idea della pelle vellutata e morbida che vi ritroverete dopo, assolutamente una cosa sconvolgente, ma sono veramente contenta di averlo scoperto, comprato, e mi ha aiutato veramente, veramente tanto a mandare via tante magagne dal mio viso. Niente, ciao!